Ciao, oggi vorrei occuparmi di M-Tiny, che è un delizioso robot educativo pensato per i più piccoli. A mio parere è molto versatile e anche molto accattivante. Questo robot, adatto alla prima infanzia, è infatti interattivo, stimolante, divertente e permette di lavorare con il coding sul concetto di istruzione. Si ha la possibilità di comporre un tabellone con dei pezzi tipo puzzle che costituiscono il percorso che M-Tiny deve seguire. Lo si andrà poi a programmare tramite una penna e dei blocchi di istruzione. Tra i punti di forza di questo robot ne ho individuati quattro. Il primo è il design dedicato ai più piccoli. Il secondo è la possibilità di utilizzare un linguaggio di programmazione tangibile. Terzo è l'interdisciplinarità. Il quarto è la possibilità di lavorare sullo storytelling e sulle emozioni. Cosa troviamo nella scatola? In realtà le scatole sono due e i pezzi sono suddivisi in entrambi i contenitori. Nel dettaglio troviamo M-Tiny, che è il piccolo panda. Sotto ha delle ruote e dietro ha una coda per accenderlo e regolarne il volume. Poi abbiamo una penna per controllare i movimenti del robot con due pulsanti, il joystick e un tasto laterale per accenderla e spegnerla. Vi è poi un cavo per ricaricare sia il robot che la penna e in ogni cavetto c'è l'iconcina che ci fa capire su quale elemento lo dobbiamo collegare. Troviamo anche un'asta per bandiera che si aggancia al robot e permette di fissare delle bandierine che rappresentano dei target che M-Tiny deve raggiungere. Troviamo anche tre maschere per travestire M-Tiny, dei tasselli di puzzle per comporre il terreno in cui si muoverà il robot. Non si è obbligati a costruire l'intero tappeto, ma si può anche assemblarne solo una parte. Troviamo poi dei blocchi di programmazione che, toccati dalla penna, indicano al robot le istruzioni da eseguire. Il kit contiene inoltre una guida rapida e un piano attività, delle tastiere per delle attività specifiche, come quella di musica o per disegnare delle lettere, e delle bandierine che vanno attaccate all'asta. Abbiamo infine dei pennarelli colorati compatibili, che vanno innestati sotto al robot per scrivere o disegnare. Poi ci sono delle carte speciali e uno storybook. Per accendere M-Tiny, bisogna ruotare in senso orario la manopola fino al click. Dopo l'avvio, usare la manopola stessa per regolare il volume. Se il display e gli indicatori laterali del robot diventano blu, M-Tiny è in modalità sleep. E bisogna scuoterlo per riattivarlo. La penna invece è dotata di un joystick che va spostato nelle diverse posizioni per far muovere M-Tiny nelle varie direzioni. Poi abbiamo un pulsante di accensione laterale che va premuto per 2 secondi per accendere o spegnere la penna. Poi c'è un pulsante di conferma che bisogna premere per eseguire il programma di input o ripetere l'ultimo programma in memoria. Infine c'è un pulsante di arresto che va premuto per interrompere l'azione in corso. Affinché M-Tiny e la penna dialoghino tra di loro, bisogna associarli. Per far ciò bisogna innanzitutto riavviare i due dispositivi, premere poi contemporaneamente sulla penna il pulsante di accensione e il pulsante di conferma, avvicinare la penna ad M-Tiny, l'indicatore lampeggerà blu e rosso. Ad associazione riuscita, l'indicatore si accenderà di un blu fisso. Per controllare la carica della batteria, bisogna inclinare M-Tiny per qualche secondo. All'interno degli occhi verrà visualizzato il livello della batteria sia del robot che della penna. Per caricare le batterie, bisogna usare il cavetto USB che si sdoppia per poter caricare in contemporanea entrambi i dispositivi. Io non consiglio di utilizzare il joystick, perché con esso viene meno tutta l'attività di codifica e programmazione che invece è permessa tramite l'utilizzo delle tessere.
Comunque, se si vuole abilitare o disabilitare il joystick, bisogna tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione, il pulsante di conferma e il pulsante di arresto. Nel kit troviamo delle tessere base per programmare il robot. Abbiamo una tessera di partenza e una di arrivo, le tessere di colore blu che indicano il movimento, le tessere gialle che rappresentano le ripetizioni, i cicli e le parentesi, e le tessere viola che invece rappresentano le emozioni. Bisogna semplicemente appoggiare la penna sulle tessere ed essa vibra ogni volta che mette in memoria le istruzioni. A questo punto M-Tiny eseguirà i comandi rappresentati dalle tessere. Vediamo adesso come M-Tiny rappresenta le emozioni tramite delle tessere dedicate. Abbiamo anche delle carte speciali per disegnare delle forme e per suonare. Per scrivere o disegnare bisogna prima inserire il pennarello in un alloggiamento che si trova sul fondo di M-Tiny e che si apre e si chiude premendolo. Per scrivere delle lettere bisogna prima scegliere la grandezza del carattere sulla tastiera e poi scegliere la lettera da scrivere. Ricordatevi sempre di posizionare M-Tiny sul foglio con le spalle rivolte alla tastiera. Per disegnare delle forme bisogna utilizzare la penna sulle tessere dedicate. Per suonare bisogna prendere la tastiera e scegliere prima il timbro desiderato in alto, abbiamo per esempio il gatto, il cane oppure il pianoforte. A questo punto si può premere la penna sulle note da eseguire. È molto utile travestire M-Tiny per delle attività di storytelling. Abbiamo a disposizione la maschera di Milo il gatto, di Toby il cane e di Chica la gallina. Però potremmo anche usare queste maschere come stencil per crearne di nuove personalizzate con i personaggi che ci occorrono. Prima di utilizzare M-Tiny, io lavorerei su dei concetti propedeutici. Per esempio la conoscenza di alcune tessere, quella di partenza e quella di arrivo, il consolidamento delle direzioni, concetti di direzione, quindi di avanti, destra, sinistra, e abbinarle ai colori corrispondenti. Allora, in realtà le tessere di movimento di M-Tiny sono tutte blu, ma consiglio di associare ciascun movimento alle tessere di Cody Robbie che andranno ad utilizzare più avanti. Quindi associerei l'avanti col colore verde, la destra al colore rosso e la sinistra al colore giallo. Io utilizzerei M-Tiny in classe seguendo queste fasi. Una prima fase che è quella dell'esplorazione libera. Lasciare che i bambini prendano in mano M-Tiny e la penna e chiedere loro di farli funzionare. Una seconda fase che è quella dei percorsi, quindi far costruire ai bambini dei percorsi con le tessere puzzle e programmare gli spostamenti di M-Tiny con le carte e la penna. In questa fase potrebbero essere anche proposte delle sfide. L'ultima fase la dedicherei a delle attività multidisciplinari, quindi l'utilizzo di M-Tiny per veicolare dei contenuti didattici, le lettere, le forme, le note musicali, le emozioni, le storie e tutto quello che la vostra, diciamo, fantasia e creatività propone.